mio 3 l'urlo più carico d'Italia. 1, 2, 3! Grazie Fano! Il 2018 a Fano si è chiuso con una grande festa in piazza ed il botto è stato rappresentato dalla grande affluenza di gente e non dai rumorosi e fastidiosi, per le orecchie degli amici a quattro zampe, petardi e fuochi pirotecnici proibiti per ragioni di sicurezza dal comune. Una piazza gremita fino al corso ha effettuato il conto alla rovescia, sospinto dalle note musicali degli ospiti e dei DJ che hanno poi, una volta superata la mezzanotte, accompagnato i tiratardi fino ad oltre le 2:30 del mattino, come del resto è avvenuto in diverse piazze d'Italia e come ormai sulla scia dello scorso anno è avvenuto anche a Fano, con una felice transumanza anche tra chi era all'interno del Teatro della Fortuna, tutto esaurito per l'ormai tradizionale spettacolo di apertura di stagione dei comici del San Costanzo Show, che ha voluto però vivere il più coinvolgente brindisi all'aria aperta in piazza per poi rientrare al caldo del teatro per il prosieguo dello spettacolo comico e lasciare la piazza agli amanti del ballo e della disco. Cecilia Gayle, la star della serata, la cantante e ballerina costaricana, frizzante e allegra e ironica, non ha perso nemmeno un grammo della sua carica esplosiva da quando nel 1998 è uscita con il più grande successo, El Pam Pam. E si è solo interrotta per pochi minuti prima della mezzanotte per permettere il countdown finale. 'Anno di livello nazionale anche grazie agli svariati collegamenti con le città di Madonna di Campiglio, Desenzano, Sirmione, Brescia, legati alla città della fortuna dalle dirette di Radio Studio Più. Bella serata anche per il Capodanno sul ghiaccio, una novità assoluta per questo 2018 che ha regalato una proposta alternativa per festeggiare le ultime ore dell'anno e per anche il Magic Sand che nella giornata del 1° di gennaio ha fatto registrare il record assoluto di presenze in una sola giornata. Tanti auguri, buon 2019 Fano, buon 2019 a tutti i fanesi, a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere questi giorni nella nostra città, quindi buona fortuna a tutti. Yeah.